Ora voltiamo pagina e come vi dicevo Marco Celleda ci racconta tutti i particolari della nuova Renault Alpine A110 o Alpine che dir si voglia, per il 50 anniversario del modello originale che ha fatto epoca ed è stato un mito nel suo tempo e non solo. Quindi vediamo questo prossimo servizio con la voce di Marco Celleda e con la Renault Alpine A110 50° anniversario. Vediamo. Per festeggiare i 50 anni della celeberrima berlinetta Alpine A110, Jan Jarsal, designer, e Axel Breun, direttore concept e show car di Renault Design, hanno reinterpretato i codici stilistici originali integrando al tempo stesso il nuovo linguaggio formale di Renault, inaugurato da Loren van den Acker sulla concept car Desir e rapidamente declinato sui futuri modelli del brand. La nuova identità estetica del frontale, che vanta con orgoglio una losanga in posizione verticale, è stata adattata a quest'auto particolarmente bassa e larga. Renault Alpine A110-50 si colloca nel nostro tempo e incarna con vigore la passione di Renault per lo sport automobilistico. La concept car Renault Alpine A110-50 esprime gli elementi stilistici più emblematici della A110, con la tipica elegante carrozzeria scolpita, i proiettori addizionali semicircolari, bombati, con un'illuminazione full LED di colore giallo, ovviamente un lunotto tridimensionale molto caratteristico che rende visibile il motore in posizione centrale posteriore. Due prese d'aria, una per fiancata, che ricordano le prese d'aria dinamiche sui parafanghi posteriori della berlinetta e entrambe demandate al raffreddamento della trasmissione per quella di destra e del vano motore per quella di sinistra. Realizzata da Faster, la carrozzeria in carbonio presenta una nuova tinta blu che reinterpreta e riattualizza il blu Alpine. Le porte beneficiano di una cinematica degna delle più sofisticate GT. Il cofano anteriore si apre in avanti, quello posteriore all'indietro e le porte adottano un'apertura ad ala di gabbiano. Nell'accedere al posto di guida lo sguardo è attratto dal battitacco in carbonio. Nell'abitacolo di questo biposto, che adotta il nero come tinta predominante, tutto evoca qualità produttiva e sportività. Dal sedile conducente con logo impunturato Renault Alpine A110-50, equipaggiato con cinture di sicurezza a 4 punti Sabelt e impreziosito da numerose sfumature di blu. La plancia è particolarmente sobria ed il conducente riceve tutte le informazioni dal display a colori del volante, realizzato da Renault Design, tecnologicamente identico a quello della formula Renault 3.5. Nata dal riconosciuto know-how di Renault Sport Technology, Renault Alpine A110-50 è profondamente radicata nella competizione e beneficia della ricca esperienza acquisita con Mégane Trophy, di cui riprende la base tecnica. Il telaio tubolare montato su Renault Alpine A110-50 è stato irrigidito e ha subito numerose evoluzioni, fra cui la modifica del roll bar dell'abitacolo e della traversa centrale del vano motore. Il propulsore è un V6 3.5 litri 24 valvole, montato in posizione centrale posteriore ed eroga 400 cavalli. Il carter inferiore, semi-umido, i componenti mobili, pistoni, bielle, albero motore, la distribuzione, alberi a camme, molle delle valvole e l'impianto di scarico sono specifici rispetto alla versione che equipaggia i modelli di serie. La concept car Renault Alpine A110-50 adotta una trasmissione sequenziale semi-automatica a 6 rapporti e una frizione bidisco che può essere attivata tramite l'apposito pedale oppure con una levetta al volante. La trasmissione è disposta longitudinalmente dietro il motore ed integra un differenziale autobloccante a slittamento limitato, dischi e rampe con precarico regolabile. Specifica anche la frizione bidisco in cera metallica che viene automaticamente attivata all'atto dello scalo di marcia per garantire un passaggio dei rapporti rapido ed un'eccellente affidabilità.
Il passo di Renault Alpine A110-50, pari a 2.625 mm, è identico a quello di Mégane Trophy, mentre le carreggiate sono lievemente più ampie con 1.680 mm all'anteriore e 1.690 mm al posteriore. Gli specifici cerchi da 21 pollici fissati da un dado centrale calzano pneumatici Michelin omologati per la circolazione stradale. Gli ammortizzatori Sachs, regolabili in compressione e rilascio, sono montati direttamente sui triangoli inferiori. Sono previste numerose possibilità di regolazioni indipendenti: angolo di incidenza, camparatura e parallelismo, altezza della scocca, antirollio. Per favorire sensazioni allo stato puro, sono stati esclusi dispositivi di assistenza alla guida, quali l'ABS e il sistema antipattinamento. Sovradimensionato il potenziale di frenata di Renault Alpine A110-50 è all'altezza delle sue prestazioni. Anteriormente, gli imponenti dischi ventilati in acciaio da 356 mm di diametro sono completati da pinze a 6 pistoni. Al posteriore, il diametro dei dischi è di 330 mm con pinze a 4 pistoni. Non cambiate canale, noi tra pochissimo ritorniamo con altre novità del mondo dei motori, con l'Aventure Peugeot, veicoli storici della Casa del Leone in raduno a Koblenz in Germania, e con le impressioni di guida della Subaru Outback Edition.